Venturato, ne parlavamo anche con i colleghi, vittoria meritata del Cittadella, avete creato dei grossi problemi oggi al Pescara. Ma sì, sono contento perché abbiamo fatto davvero una prestazione importante in un campo difficile contro una squadra forte che fino ad oggi sicuramente ha dimostrato di essere la migliore di questo campionato. Quindi fare una prestazione così e credo meritare la vittoria è sicuramente un merito, e un merito che do a tutto il gruppo sicuramente, che ha fatto un grande lavoro. Avete limitato il Pescara soprattutto in attacco, perché gli abruzzesi hanno avuto problemi a concludere dalle parti del vostro portiere, avete fatto male anche invece alla difesa del Pescara. Tra l'altro le chiedo, il secondo gol di Scappini è annullato per fuorigioco, voi avete protestato in maniera veemente, probabilmente questo fuorigioco non c'era perché l'azione era partita da una rimessa laterale. Lei cosa ha visto dalla panchina? Io ho avuto la sensazione che se l'ha toccata qualcuno l'ha toccato un giocatore del Pescara, quindi mi è parso un'azione regolare. Però le decisioni dell'arbitro dobbiamo accettarla. E questa vittoria del Cittadella è una vittoria per voi importante, perché forse vi ripaga di qualche risultato immeritato che avevate portato a casa nelle settimane precedenti. Avevate giocato bene ma raccolto poco. È così, credo che la prestazione che abbiamo fatto oggi assomiglia molto a quelle prestazioni che abbiamo fatto sia sabato scorso, sia con lo Spezia, sia col Benevento, ma abbiamo portato a casa poco, e quindi aver fatto un risultato a 3 punti qua sicuramente ci gratifica in questo momento, e dobbiamo essere bravi a mantenere i piedi per terra e sapere che il campionato è ancora lungo e avere la capacità di voler e puntare a crescere. E voi volate sempre basso, diciamo, a Cittadella, però questa è una squadra che, per quello che abbiamo visto almeno oggi, può puntare ad un campionato di vertice. L'obiettivo del Cittadella è quello dei play-off. Ma noi vogliamo provare a rimanere sempre in quella posizione di classifica qua. E dopo vediamo alla fine verso la fine della stagione a che punto siamo. Però sicuramente il primo obiettivo è raggiungere e conquistare quei punti che ci consentono di mantenere la categoria. Poi sicuramente abbiamo l'ambizione di volerlo fare, cercando di mantenere quella che è la posizione che abbiamo in questo momento. Martedì si tornerà in campo e per voi ci sarà un cliente non facile attombolato, il Foggia. Assolutamente, il Foggia è una squadra che è partita dietro per la penalizzazione che ha avuto, ma è una squadra sicuramente che ha dei valori importanti. È durato un giudizio su questo Pescara che oggi, lo diciamo noi, ha giocato la gara meno bella, se così possiamo dire, della stagione. Secondo lei questa è una squadra che oggi, al di là del primo posto in classifica, nonostante la sconfitta, potrà durare fino al termine della stagione? Io l'ho detto già anche prima della partita, questa è una squadra sicuramente che ha dei valori importanti, ha dei giocatori di grande qualità tecnica, e sicuramente credo che rimarrà una protagonista fino alla fine della stagione. Grazie al tecnico del Cittadella Venturato.